Bentrovati a Insieme Oltre il 2000. 14 maggio, solennità dei Santi Vittore e Corona, è la seconda volta che la tradizionale festa feltrina viene celebrata seguendo le restrizioni imposte dalla pandemia. Niente ritrovo conviviale all'aperto, posti limitati al santuario di Anzù, mascherine e distanziamento, queste le peculiarità ormai familiari che hanno caratterizzato quest'anno la Santa Messa, presieduta dal Vescovo Renato. Intatta è sempre forte la devozione dei fedeli, la nostra emittente si è collegata alle 10:30 per permettere agli ascoltatori a casa di partecipare virtualmente alla cerimonia. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signore della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Do il benvenuto al Vescovo che anche quest'anno, nonostante le restrizioni che ci sono, ha accettato di venire a celebrare con noi i Santi Martiri Vittore e Corona, da 9 secoli patroni della città di Feltre, della diocesi di Feltre, oggi della diocesi di Belluno-Feltre. Saluto anche tutte le autorità presenti. Ecco, speriamo davvero di dare anche noi gloria a questi santi patroni che sono stati davvero dei protettori per le nostre genti durante i secoli. Ricambio il saluto del Rettore, di Don Sergio, ma attraverso anche il mezzo della televisione di Telebelluno giunga il saluto proprio alle nostre case, lì dove sperimentiamo la testimonianza della vita. Allora ci raccogliamo in questa festa, solennità patronale, sentiamo la presenza della vita donata, del segno della vita donata di Vittore e Corona, e incoraggiati da loro chiediamo perdono al Signore per celebrare pienamente questa solennità. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Così, dice Gesù, anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Dobbiamo immaginare in queste parole di risurrezione anche la testimonianza di vita dei martiri Vittore e Corona. Ci testimoniano che la vita, è vero, può risultarci difficile, faticosa, attraversata da avversità e da dolore, ma non è questo il senso della vita. Non è questa la promessa che la vita ci riserva. La vita non ci sbatte contro la sofferenza, la contrarietà e la persecuzione. Vittore e Corona hanno pregustato ciò che la vita nel suo frutto più maturo è chiamata ad esprimere, a lasciare in dono. E lo è un grande dono, immenso, la vita. È straordinaria poi l'immagine che Gesù utilizza per aiutarci a cambiare il nostro sguardo, che forse coglie il lato sofferente, ancora
passeggero nel male della nostra vita. Gesù ci incoraggia a cambiare mentalità, a convertirci addirittura nel cuore. Proprio Lui osserva: la donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Ci riguarda questa storia, ci siamo passati tutti. Alcune di noi l'hanno vissuto da madre. Eccezionale, coraggioso Gesù nell'affermare che la gioia va ritrovata, riconosciuta e goduta quando viene al mondo un uomo, una donna. E noi stiamo continuamente venendo al mondo. Siamo continuamente dati alla luce. Anche sul mondo, sulle nostre storie, sulle nostre situazioni di vita che ci lasciano spesso traballanti, fragili e sospesi, Gesù pone il dono della gioia. Il mondo stesso, dice, è chiamato alla gioia. Sembra paradossale, ma i nostri martiri, Vittore e Corona, sono entrati nella persecuzione avendo loro in profondità questa apertura ad una vita che attende e accoglie il frutto della gioia, il dono di gioire. Forse oggi abbiamo bisogno che proprio nel parto difficile che viviamo, abbiamo bisogno che la promessa di Gesù, unita all'incoraggiante testimonianza di Vittore e Corona, illuminata dalla parola che ci è stata annunciata, è proprio necessario che ci prendiamo per mano perché il dolore del parto generi e risvegli la promessa racchiusa in ogni vita e che si potrebbe riesprimere proprio con le parole che abbiamo ascoltato da Gesù: nessuno potrà togliervi la vostra gioia. È una parola sigillata da Gesù. I nostri patroni oggi ci chiedono di dare di nuovo ragione della speranza che è in noi, di ricominciare a darla. Eventualmente avessimo smesso per stanchezza, per delusione, per fallimento, poiché è già nel dono della vita che abbiamo questa speranza, sta germogliando in noi. L'appello a cercare, attendere, preparare e poi accogliere la gioia che è nelle profondità della vita è anche una nostra responsabilità, è un appello alla comunità ecclesiale, lo è anche alla comunità civile, alla città di Feltre. Pietro ci ha suggerito come rendere ragione di questa speranza che attende che la vita esprima la promessa della gioia che essa contiene, custodisce e alimenta. Pietro ci dice: questo sia fatto, questo rendere ragione, sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, ad anticipare quasi il frutto maturo della gioia. E allora desidero concludere con questo augurio, che è la stessa benedizione che abbiamo ascoltato in quel sogno, in quella visione di Paolo nella prima lettura. Paolo si trova a Corinto, si era rifugiato lì dopo la delusione provata nella città di Atene. E quel sogno porta questo augurio, questa benedizione di Cristo che lo chiamava e gli dà la promessa, gli offre la promessa che mi pare sia rivolta ad ogni vita, a ciascuno di noi, ma anche ad ogni comunità umana, alla comunità ecclesiale, ma anche alla comunità innanzitutto, al quale servizio è la comunità ecclesiale, la comunità noi tutti di uomini e donne che attendiamo il frutto maturo della nostra vita. Ci dice in quel sogno Gesù: in questa città io ho un popolo numeroso. Lo dice con affetto,
con amore, come una donna che nel parto attraversa il dolore, ma intravede già la gioia piena del venire alla luce, un uomo, una donna, l'umanità nuova. La Chiesa diocesana è oggi in festa nel ricordo dei suoi santi patroni, i martiri Vittore e Corona. La loro testimonianza di fede e di amore a Cristo ci mostra la grandezza di una vita donata. Perché le nostre comunità cristiane non si stanchino mai di annunciare il Vangelo del Regno e da questa apertura ricevano nuova vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il periodo che stiamo attraversando ci ha posto di fronte a una nuova condizione di esistenza in cui è sempre più evidente che abbiamo bisogno gli uni degli altri. Perché sull'esempio dei martiri che hanno dato la loro vita per la testimonianza credibile della fede, ogni uomo ed ogni donna comprenda che il dono reciproco è l'unica strada di vita possibile per il nostro futuro, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano. Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. La porta d'ingresso principale è spalancata, c'è uno squarcio bellissimo da qui. E mi auguro che questo sguardo che si apre, questo sguardo che guarda con passione e con il desiderio davvero di darci una mano, di collaborare insieme, sia lo sguardo che ci portiamo da questa solennità, da questo aver celebrato insieme e di aver condiviso anche il dono di una parola e di un sacramento che ci fa essere portatori di speranza e di gioia. Auguro a tutta la città di Feltre, al territorio, alla nostra diocesi, e questa consapevolezza di un dono da condividere. La benedizione come rito finale sia proprio segno anche di un Dio che è ad accompagnarci e a sostenerci in questo. Il saluto a tutte le nostre case, dove è giunta anche la preghiera e da dove abbiamo ricevuto anche la condivisione. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquem meruisti portare, alleluia, rex sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.